Come spesso succede nelle tastiere elettroniche, alcuni tasti non rispondono più in modo corretto ed è necessario aprirle per pulire i contatti. Questa volta ripariamo una Workstation VK8 della GEM, ma la procedura è simile anche per altre marche. Vediamo ora come aprire il guscio e quindi smontare la tastiera. Le viti evidenziate in rosa sono relative al contenitore dello strumento, quelle gialle bloccano proprio la tastiera. In altri modelli è possibile liberare solo la tastiera svitando queste viti. Raccomando di prendere nota e suddividere le diverse viti in modo da non avere problemi nel rimontaggio. Possiamo a questo punto aprire lo strumento alzando con cautela la parte superiore e ribaltandola all'indietro. Porre attenzione ai vari cavi di collegamento e prendere nota di tutte le posizioni, quindi scollegare i connettori relativi alla tastiera. Vediamo ora come sganciare le molle dei tasti e lo smontaggio e rimontaggio degli stessi. Agganciamo le molle con cacciavite e dopo averle alzate le liberiamo dalla parte inferiore. In questa tastiera tutti i tasti hanno un dentino di blocco che va sganciato con un cacciavite per liberare il tasto, quindi lo alziamo e lo sfiliamo in avanti per disimpegnarlo. In altri modelli basta alzare e sfilare in avanti il tasto bianco. Prima di togliere i tasti neri è necessario liberare i tasti bianchi. Per rimontare i tasti la procedura è inversa, le molle vanno agganciate nella parte sottostante, tirate in quella superiore soltanto con le dita. Vediamo ora la rimozione e il riaggancio della molla dei tasti neri, che è essenzialmente uguale a quella dei tasti bianchi. Aggancio e riaggancio. Verifichiamo sempre il corretto funzionamento. Una volta aperto lo strumento, conviene smontare e lavare in acqua tiepida con detersivo per piatti tutti i tasti, anche se lo smontaggio e rimontaggio porterà via del tempo, visto che cosa si trova al di sotto del supporto dopo vari mesi di utilizzo. Questo si può aspirare con un aspirapolvere o soffiare con un compressore d'aria, sempre con molta cautela. Vediamo ora la parte sottostante della tastiera e i circuiti stampati che dovremo rimuovere per accedere ai contatti da pulire. Come sempre, prendere nota delle varie parti, delle viti e connettori. I contatti in gomma si rimuovono semplicemente tirandoli, quindi dopo aver pulito con alcol la parte fissa dei contatti si possono rimontare le parti in gomma, facendo attenzione che i piedini siano ben fissati al circuito. Assicuriamoci che la gomma sia ben appoggiata sui circuiti stampati e che il verso dei pulsanti sia corretto, pena il mancato o difettoso funzionamento dei tasti stessi. Quindi possiamo rimontare il tutto sul supporto della tastiera, rimettendo tutti i componenti e tutte le viti nella posizione originale, eventualmente altri circuiti stampati ausiliari. Verifichiamo di collegare tutti i connettori esattamente come erano all'inizio. Provvediamo ora a rimontare alcuni tasti che erano stati tolti per fare ulteriori prove. Come sempre, prima i tasti neri e quindi i tasti bianchi, verificando in alto dove c'è l'aggancio della molla che il nome del tasto sia quello corretto. Anche i tasti neri hanno un numero sequenziale, ma in genere non è importante. Riagganciamo le molle, quindi possiamo collegare i cavi alla parte principale del nostro strumento. Quindi, prima di richiuderlo definitivamente, lo accendiamo e proviamo che tutti i tasti funzionano correttamente. A questo punto rimettiamo tutte le viti nella loro posizione corretta e il lavoro è finito.